tutti, siamo al secondo appuntamento della rubrica Una finestra sull'Europa. Mi occuperò eh, in particolar modo di due opportunità di sviluppo eh, territoriale, tra loro molto differenti perché appartengono a due settori eh, diversi. La prima eh, opportunità di sviluppo eh, è inerente ancora una volta al settore dell'agricoltura. L'opportunità in questione fa riferimento ad un incentivo che potrà essere elargito a tutti i proprietari di terreni che si impegnino a seminare sui propri terreni una coltura a perdere e, per questa stagione. Ecco, le colture a perdere in questione devono essere mantenute sul terreno fino al 31 ottobre 2010 e ehm, pertanto i proprietari devono impegnarsi a, a non effettuare il raccolto. Eh, L'incentivo in questione è ehm, una somma pari a eh, 1000 euro o anche 1200 euro a seconda della coltura che eh, verrà eh, seminata sul terreno. Per colture a perdere si intendono eh, girasoli, gran turco, piselli, fave erba medica e um, sorbo. Um, in modo particolare uh, questo incentivo viene dato uh, a tutti coloro che si impegnino a non uh, raccogliere il, um, questi frutti, poiché uh, questa misura risponde all'esigenza uh, di um, ripopolare la fauna del territorio e pertanto tali frutti costituiranno il nutrimento eh, di tutti gli animali eh, selvatici di questa zona. Eh, questa mh, proposta eh, in modo particolare risponde all'esigenza di ehm, come dire, ehm, sostenere quello che ehm, eh, ultimamente viene così tan tanto, eh, di cui tanto si parla, che è lo sviluppo territoriale eh, sostenibile, ovvero uno sviluppo... Ehm, rispettoso della natura e uh, nell'ottica che la natura è uh, fonte di risorse uh, da uh, difendere nel tempo e non da sfruttare intensivamente. Um, inoltre voglio sottolineare che questo incentivo verrà dato uh, per ettaro e uh, da un minimo di uh, un ettaro coltivato ad un massimo di due ettari uh, coltivati e uh, tale proposta può essere um, accolta uh, da tutti coloro che ne faranno uh, domanda entro l'11 dicembre di quest'anno. Ora per quanto riguarda questa prima opportunità di sviluppo territoriale è tutto, però voglio ora passare ad un'altra opportunità di sviluppo territoriale che si rifà ad un altro ambito, ovvero quello della cultura, un ambito molto diverso dal precedente però ugualmente importante. Cultura, arte, nel caso specifico parliamo di musica, ovvero di eventi musicali dal vivo, come festival, come rassegne musicali. Questo incentivo è costituito essenzialmente da un finanziamento che verrà, potrà essere elargito a tutte le organizzazioni intese come associazioni o imprese che eh, organizzeranno ehm, nel prossimo biennio, quindi 2010-2011, eventi musicali dal vivo, in modo particolare eh, musica popolare. E, ehm, inutile dire che questo è un finanziamento eh, particolarmente vantaggioso per le nostre zone, poiché eh, voglio ricordare che la cultura è da sempre eh, fonte di crescita per il nostro territorio e per ogni territorio e comunque ehm, la cultura in qualsiasi forma, in qualsiasi manifestazione e eh, crescita. Inoltre ehm, eventi musicali di questo genere eh, sono non soltanto dei mh, importanti momenti di aggregazione sociale ma anche di identificazione e ehm, inoltre eh, rappresentano eh, degli eventi vantaggiosi mh, per il nostro territorio e anche per tutti gli altri settori di attività perché sono in grado di attirare innumerevoli turisti in grado di, uh, a, di, uh, come dire, di portarci un ritorno economico immediato pensiamo al turismo, all'enogastronomia e uh, al commercio uh, in generale. Pertanto ehm, spero che eh, comunque ci siano eh, molte organizzazioni che vogliano approfittare di questi eh, finanziamenti al fine di promuovere eh, la cultura della musica, eh, soprattutto di quella popolare del nostro territorio. Per, questa, per questo appuntamento è tutto, eh, però vorrei anticiparvi che nei prossimi eh, appuntamenti mi occuperò in modo particolare di eh, agricoltura biologica, di eh, masserie didattiche e anche di turismo. Saluti a tutti!